Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco legumiscela di farine. A cosa serve? Legumiscela di farine ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli alimenti dietetici senza glutine. È commercializzato in Italia dall'azienda Itineri SRL. Informazioni commerciali. Titolare: Itineri SRL. Concessionario: Itineri SRL. Categoria di appartenenza: alimenti dietetici senza glutine. Forma farmaceutica: polvere. Confezioni: legumiscela di farina, miscela di farine di 4 legumi 100% italiani 300 g. Modalità d'uso: usare come una normale farina, se si vuole aggiungere lieviti naturali si deve prima impastare la farina con liquidi molto caldi, vedi il nostro ricettario su www.legu.it. Descrizione e caratteristiche: farina a base di legumi cotti a vapore, senza glutine, specificamente formulato per celiaci, senza additivi, naturalmente ricco di proteine vegetali, ad alto contenuto di fibre, origine italiana, ricetta bilanciata. Non contiene glutine, ma ti consente di ottenere un'elasticità simile al glutine ed è perfetta per fare tutto in casa, dal dolce, torte, biscotti, muffin, creme, al salato, pizza, grissini, torte salate, crespelle, besciamelle. Avvertenze: dopo l'apertura, conservare in luogo fresco e asciutto. Periodo di validità: 16 mesi. Allergeni: senza glutine. Analisi media: valori nutrizionali, valori medi per 100 g, energia 1265 kcal, lunga 310 kcal, grassi 2,1 g, di cui acidi grassi saturi 0,2 g, carboidrati 42 g, di cui zuccheri 1,2 g, fibre 12,4 g, proteine 24 g, sale 0,06 g, tiamina 0,5 mg, potassio 1020 mg, fosforo 331 mg, ferro 5,9 mg, magnesio 118 mg, zinco 3 mg, fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.